Min come va? Ci sono casi di Covid che qua a Pechino è un po'. Allora, È un po' tra. diciamo, adesso sono a Guangzhou, sono tornato a Guangzhou. Ok. Ero a Kunming questo weekend e era tutto abbastanza tranquillo. Io per sicurezza il test per rientrare a Guangzhou perché ogni tanto all'aeroporto lo chiedono. E quindi Ok, sì. Ok, negativo. il distretto sopra il mio è quasi in lockdown totalmente. Ogni giorno mia moglie mi manda la notizia: oh, guarda, hanno trovato questo caso a 3 km da noi. Guarda, non l'hanno trovato a 1 km da noi. Cazzo, si avvicina Mamma ogni mia, giorno di più. potrebbe. Però vabbè, per adesso il mio compound è ancora tutto aperto, non ci sono casi e quindi posso vivere normalmente. Però. Cosa è successo a Shanghai? Praticamente No, a Shanghai non ho letto. una ragazza aveva la febbre, in teoria aveva il Covid, sapeva, si è imbottita di farmaci per uscire di casa e andare al Disneyland di Shanghai. Quindi è stata rintracciata e hanno chiuso letteralmente tutto il parco di Disneyland a Shanghai con tutte le. Ti immagini, era un giorno, forse era domenica, giorno di Halloween, adesso non mi ricordo, Sì. c'era tutta la gente bloccata e l'hanno tutti portati in hotel per fare il test e se risulta dopo 2, 3, 400 miliardi di test che ti fanno, allora ti fanno uscire. Abbastanza drastica, sì, ci sono di storie un po' Mi ricordo assurde. l'esperienza di Santelli, giornalista della Repubblica, che tra l'altro ha intervistato Angelo recentemente. Era stata una storia davvero ai limiti del paranormale, cioè qualsiasi altro essere vivente penso sarebbe impazzito o sbaglio, Angelo? A lui gli ha detto veramente male, poverino. Mamma mia, povero, 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 3 giorni chiuso in ospedale, più 14 giorni in hotel. povero. Io Mamma 14 mia. giorni, non so se mi la sono Io me la sono cavata bene, non ho mai dovuto fare una quarantena. Per Quindi vuol adesso, dire che sì, tu, Nick? però ho un problema burocratico questo. Perché se torno in Italia non è riconosciuto il vaccino, quindi non faccio più vaccini per adesso. Nel prossimo anno non faccio più vaccini, quando capisco dove stare nel mondo decido, sperando che i nodi burocratici si siano sciolti. Però direi che la live è stata lanciata, ragazzi, e direi che possiamo presentare il nostro graditissimo ospite da Guangzhou, al sud della Cina, con noi Angelo Pavia, preparatore atletico che ha, immagino, tantissime storie da raccontare. Lui ha lavorato in tanti posti dell'Asia, in Bangladesh, in Oman e adesso per l'appunto in Cina. E vi voglio far vedere anche il suo libro che ha scritto recentemente qui alla correzione. Hai partecipato anche proprio te, Edu. Con grandissimo piacere, con grandissimo Ecco, piacere. questo è il Angelo. libro, l'ho riuscito a vederlo. Perfettamente. Adesso condivido bene lo schermo, che è Pechino, Tokyo 2020, il mio viaggio verso le Olimpiadi, perché Angelo ha fatto parte anche della. Non lavora solamente nel calcio, ma anche preparatore atletico della squadra olimpica cinese di marcia. Quindi questo è il libro se volete conoscere le tantissime storie di Angelo durante il suo percorso in Asia, in Cina. Posso aggiungere qualcosa, Nick? Sì, certo. Allora, Angelo rappresenta indiscutibilmente, e non lo dico assolutamente per il rapporto d'amicizia che ci lega, uno dei professionisti più interessanti del panorama sportivo internazionale. Esperienze in ogni angolo del mondo, come ha già anticipato Nick, tra Bangladesh, Oman, Inghilterra, Italia, Cina, sempre dimostrando un certo tipo di professionalità, sempre dimostrando una capacità d'adattamento unica e soprattutto ottenendo risultati di un certo tipo. Edu, Ho però avuto il piacere. buono, dai, sei troppo buono. Assolutamente no, ho avuto il piacere, tra l'altro, di accompagnarlo proprio nell'avventura della scrittura del libro Pechino, Tokyo 2020, il mio viaggio verso le Olimpiadi. Per saperne di più trovate il link nel suo profilo. Nick vi ha condiviso
il link Amazon e le recensioni parlano per il libro, solo recensioni positive, solo belle parole. Io partirei proprio da qui, Angelo. Che cosa ti ha scritto? Che cosa ti ha spinto meglio a scrivere un libro di questo genere? E ti ringrazio ancora, ovviamente, per l'opportunità e per aver accettato anche il nostro invito. Te lo dico chiaramente a nome di Hola Jean Football. Il nostro piccolo spazio per appassionati di calcio e di macrocosmo in generale asiatico. Ancora grazie mille. Ah, sono io che ringrazio a voi per l'invito e soprattutto ringrazio a tutti quanto per avermi aiutato a scrivere il libro. Senza di te, lo sai, te l'ho detto mille volte, non ce l'avrei veramente mai fatta. Magari forse, ma non sarebbe stato così bello e non... è venuto fuori un lavoro, secondo me, strepitoso. Per le mie aspettative l'abbiamo fin troppo superato, quindi sono contentissimo. E cosa mi ha spinto a scrivere il libro? Diciamo i miei momenti nell'ultimo anno, quando stavo con la Nazionale Olimpica, di solitudine in stanza, e ho iniziato a scrivere questo libro. Sapete bene, quando fai la vita da allenatore atletico in Cina, passi tante ore a stretto contatto con gli atleti, quindi stai con gli atleti H24. Cosa succede? Che gli atleti si devono riposare e dopo l'allenamento, dopo il pranzo, tornano in stanza e io tornavo in stanza nella mia stanza. E quindi da lì ho iniziato a pensare, ho detto perché non scrivo sul mio viaggio? E infatti il libro è proprio la storia del mio viaggio che ho fatto per arrivare alle Olimpiadi, insomma tutto il mio percorso da quando sono partito, da quando marciavo, da quando ero più giovane, fino allo scorso anno, quando dovevo, concedetemi lo spoiler, andare alle Olimpiadi. Infatti ne stavamo parlando prima dell'inizio proprio diretta con Nick, prima del tuo arrivo. E Nick mi ha chiesto, ma come mai Angelo alla fine non è realmente partito per le Olimpiadi? Per quale motivo non è partito a Tokyo? Quali sono le ragioni dietro? Io ho detto, guarda, non è facilissimo da spiegare in giro di 10 secondi. Se vuoi provarci tu, Angelo, provare a dare una risposta a Nick e chiaramente a tutti i ragazzi che ci seguono in diretta o che seguiranno la replica su Twitch. Allora, sono stato chiamato per lavorare appunto con la Nazionale Olimpica e per portare gli atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino all'ultimo mese dovevo partire con loro. Poi è successo che me l'hanno giustificata come causa Covid, non potevo più, avevo dei passi limitati, soltanto 10, e io non rientravo in queste 10 persone, nelle 10 persone che comunque potevano andare a Tokyo, dello staff tecnico. E quindi purtroppo non sono andato. Non mi è stato comunicato benissimo e secondo me questa non è l'unica ragione per cui non sono andato. Comunque sono contento dell'esperienza che ho fatto nell'ultimo anno e di tutto il percorso che ho fatto prima di arrivare a quest'ultimo anno. Attualmente lavori sempre con, perché forse i nostri ascoltatori non lo sanno, però te hai lavorato come preparatore atletico nel calcio 11, nel calcio 5 e con la nazionale di marcia, perché proprio mi diceva anche raccontava Edoardo, vieni principalmente dal mondo della marcia. Adesso in Cina lavori con la nazionale di futsal Allora, ho oppure sei. comparsa sempre con la Federazione di Calcio Cinese, principalmente in una scuola, un lavoro molto semplice rispetto a quelli che sono abituato, e lavoro come professore di educazione fisica in una scuola internazionale, comunque una scuola di un certo livello, un certo pregio, e comunque esperto a stare con i bambini, i ragazzini delle scuole elementari e medie, ecco. Anche asilo, a volte. Sì, io lavoro in un asilo, appunto insegno inglese, quindi conosco bene i bambini di quell'età. Però facciamo un passo indietro di qualche anno. In realtà il tuo percorso asiatico, se non sbaglio, parte dal Bangladesh. Parte esattamente in Bangladesh. Io lavoravo alla Lazio e sono stato alla Lazio per 5 anni, sempre come preparatore atletico nel settore giovanile, ovviamente non ho mai fatto prima squadra. Mi arriva una chiamata da un allenatore, dal
dallo scorso allenatore della nazionale del Bangladesh, e mi chiede la disponibilità per partire con lui appunto in Bangladesh. Io all'inizio sinceramente pensavo che fosse uno scherzo, che comunque in Bangladesh mi sembrava un po' improponibile. E ho accettato e mi sono ritrovato catapultato proprio in tutta questa avventura. E da lì è iniziato, posso dire che è iniziato il mio vero viaggio in Asia. Devo dire che mi E sono trovato. scusami Angelo, continua pure. Dimmi, dimmi. Con Mister Fabio Lopez. Esattamente, esattamente. Mister Fabio Lopez, che poi, appunto, lui in Asia ha veramente tanta esperienza, più di me, ovviamente, e mi ha riconfermato anche l'anno successivo quando siamo andati in Oman a lavorare nell'Oman Premier League. Quindi ho avuto due esperienze con lui importantissime di calcio a 11, e ne sono veramente grato a lui e appunto della possibilità che mi ha offerto. Tra l'altro, Quando volevo sottolineare. Scusami ancora, Angelo. ero appunto in Bangladesh, siamo venuti proprio qui in Cina, nello Yunnan, a fare un torneo con la nazionale del Bangladesh, che tra l'altro abbiamo anche perso, insomma, non benissimo. E da lì sono rimasto proprio affascinato dalla Cina. E l'ho iniziato a mettere nel mio libro dei desideri, chi ha letto il libro lo sa. Ho una specie di agenda dove segno tutti i desideri. Appena sono arrivato in Cina, la prima cosa che ho fatto è scritto: io voglio andare in Cina. Non mi sarei mai aspettato poi di diventare appunto il preparatore atletico prima della nazionale di calcio a 5 cinese e poi della nazionale olimpica cinese. Volevo Quindi, beh, lo lo Yunnan è anche un Yunnan bel posto per vedere per la prima volta la Cina. è anche un bel posto per. Sì, Certo, forse. certo. Non ci sono mai stato, però. Vai, Edo. Volevo sottolineare come Angelo abbia avuto la possibilità, nel giro comunque di pochi anni, di lavorare con due delle istituzioni praticamente del calcio asiatico, che si tratti di calcio a 5 e che si tratti di calcio a 11. Mister Fabio Lopez, come ha detto bene Angelo, ha lavorato ovunque in Asia, è passato dal Vietnam all'Oman, al Borneo, ha lavorato davvero. E dall'altro lato, chiaramente, anche la guida di Sergio Gargelli, che è un altro innovatore, che è un po' il Guardiola, tra virgolette, del calcio a 5, per dare un metro di paragone. È stato il primo allenatore alla guida di una squadra di calcio a 5 asiatica a superare Brasile, che è un qualcosa chiaramente che era impensabile fino al suo arrivo in terra asiatica, alla guida del Vietnam, tra l'altro. Quindi è un allenatore unico, con il quale penso che Angelo ha avuto modo di costruire un certo tipo di rapporto con un arricchimento di un certo tipo professionale e non. Sì, ho imparato veramente tanto da lui e ogni volta proprio di questa cosa che hai appena detto tu la racconta e trasmette quando racconta questa vittoria contro il Brasile come una cosa incredibile. Effettivamente è stato un grande evento, insomma, e trasmette quando lo racconta forti emozioni, ecco. E Certo. appunto, ho imparato tantissimo, sono stato con lui 3 anni quasi, con la nazionale di calcio a 5. E poi un po' con il Covid, un po' perché appunto ho trovato più spazio nella marcia, ci siamo un attimino dal punto di vista lavorativo, un attimino staccati, ma dal punto di vista di amicizia ci sentiamo, ci continuiamo a sentire almeno una volta a settimana, ecco. Infatti, ricordiamo, la vocazione principale, tra virgolette, di Angelo è proprio connessa alla disciplina della marcia. È un ex marciatore, nato proprio per, come dice lui, fare preparatore atletico, di chi pratica questa disciplina. Poi, nel suo caso, è riuscito addirittura a diventare preparatore atletico della Nazionale Olimpica Cinese di marcia, che è la massima aspirazione, penso. Diciamo, E beh. per tutti gli atleti di un certo livello, arrivare alle Olimpiadi è un must, un obbligo, insomma. Tutti gli atleti sognano di arrivare alle Olimpiadi. Io, non avendocela fatta da atleta, ho detto: mi rimbocco le maniche, è talmente importante per me questo sogno che voglio arrivarci in qualsiasi modo, anche da porta borraccia, ecco. Sono andato a studiare e ci volevo arrivare, ci stavo arrivando da preparatore atletico, insomma. Una cosa che mi riempie ancora più di orgoglio, ecco, perché comunque nasci che non hai le doti fisiche per
Olimpiadi, allora ti metti a costruire qualcosa che ti permette di andare uguale e raggiungere comunque il tuo obiettivo, ecco. Ce l'avevo quasi. Abbiamo una domanda dal pubblico, Massimo Argo 78, che ci chiede a livello di preparazione quali sono le differenze fra calcio normale e futsal? Allora, calcio 11 e calcio 5 sono completamente diversi e questo è stato uno dei miei errori che ho fatto appena sono arrivato nella nazionale calcio 5 cinese. Pensavo che fossero la stessa cosa, il modello prestativo fosse lo stesso, invece mi sbagliavo di gran lunga. E bisogna analizzare bene il modello prestativo. Il calcio 11 dura 90 minuti, il calcio 5 sono due tempi da 20 minuti. Il calcio a 5 è molto più pausato, il calcio a 11 invece è più continuo, non ci sono pause. E ovviamente nella preparazione bisogna considerare tutti questi aspetti, considerare anche gli aspetti legati all'intensità. Il calcio a 5 è proprio perché è molto più pausato e si interrompe il tempo proprio, se la palla ad esempio va fuori si interrompe il tempo, cosa che nel calcio non avviene. Il calcio a 5 è molto più intenso. Un'altra differenza è che con il calcio a 5, come voi ben sapete, c'è la possibilità di cambiare i giocatori, quindi di fare il turnover, insomma, cambi i giocatori, può cambiare i set o giocatori singoli. Questo ti permette di far riposare più i giocatori e quando entrano fanno azioni più intense. Il calcio a 11 invece è totalmente diverso. E ci chiede sempre Massimo come fanno la selezione dei giocatori in Cina? Insomma, so che non è molto famoso, però c'è un torneo di vari club di futsal in Cina. Sia, diciamo, chiamiamolo il campionato di Serie A, Serie B e qualcosina di prima a livello provinciale, insomma. E da questi tornei si selezionano i giocatori, è un compito che spetta prevalentemente all'allenatore, tramite visioni di partite sia dal vivo che anche in video, seleziona questi giocatori. Mi chiede ovviamente un parere mio dal punto di vista sul piano prettamente fisico e io in base ai test che gli faccio gli do un feedback all'allenatore. Principalmente comunque seleziona in base all'aspetto tattico o tecnico che vede nel campionato di Serie A. Facendo una tro... Vai, scusami, Nick. Un'ultima domanda sul futsal che abbiamo sempre, insomma, che i precedenti allenatori che abbiamo intervistato che hanno lavorato in Cina hanno riscontrato, insomma, questa contraddizione, nel senso che i cinesi sono buoni dal punto di vista della preparazione atletica o anche dal punto di vista tecnico, ma quando vengono messi insieme in uno sport di squadra non riescono ad ingranare, eccezione fatta per le donne, tanto che nell'ultimo medagliere olimpico la Cina si sa che nelle Olimpiadi prevale principalmente negli sport individuali, dove sono perfetti, dove c'è l'esecuzione di un gesto tecnico che viene ripetuto in maniera impeccabile. Però nel calcio, nel futsal, che sono sport di lettura, nel futsal penso che ancora più deve essere molto più reattiva la lettura di gioco. Non si riesce a ottenere grandi risultati, tanto che la Cina comunque sia, non ha preso parte nemmeno alla scorsa, alla Coppa del Mondo che si è da poco disputata in Lituania. E quali sono i tuoi riscontri? Qual è stata la tua esperienza da questo punto di vista? Allora, io ho un giudizio abbastanza forse non positivo per i cinesi, ecco, li definisco nel senso che non gli piace troppo pensare. Perdonatemi il motivo, ma la penso veramente così. Meno pensa il cinese, meglio sta, meno costa fatica. E quindi in sport dove non deve pensare, ripetere il gesto 1.000 volte, lo fa senza problemi. Quando invece gli chiedi, trova la miglior soluzione, a quel punto lui deve pensare e avvengono i problemi. Anche perché in questa società dove io e te Nicolas stiamo vivendo e Edoardo ogni tanto lo posso trovare,
non c'è possibilità di pensare troppo, di trovare nuove soluzioni. C'è la regola e tu devi seguire la regola, non c'è spazio per un'inventiva, magari come possiamo averla noi italiani, nel senso nel bene o nel male, c'è più spazio al pensiero, a trovare una soluzione. Ecco. E quindi loro, abituati fin da bambini a queste tantissime regole, modi di fare, di agire, è quello lì che si ripercuote nello sport. Sì, cioè, alla fine, anche se trovi una via per fare qualcosa di nuovo e innovativo, magari te la censurano. Quindi, però, sai che è anche una cosa del linguaggio. Penso che ne avevo scritto anche tempo fa un pezzo sull'ultimo uomo: il fatto che l'apprendimento del linguaggio, per quanto anche Edu lo sa, perché Edu studia cinese, c'è un'origine dietro al carattere. Ogni carattere ha un'origine, cioè il carattere è scritto in questo modo perché vuol dire questo. Quindi ad un certo punto ci puoi anche arrivare, no? Se lo studi fin da bambino. Però è comunque sia una lingua mnemonica. E E questo io ho visto anche tanti cinesi che, ad esempio, scrivono a mano e si bloccano perché non si ricordano come si scrive. La sanno leggere, la sanno scrivere al cellulare. Però poi non si ricorda, scrivendo sempre al cellulare, poi ti scordi come scriverlo a mano, no? Ed è una cosa un po' strana. Questa cosa del linguaggio comunque sì, influisce molto sul fatto di avere un pensiero più mnemonico, insomma. qui proprio Riguardo ha scritto un pezzo, diciamo, sì, ha scritto proprio un pezzo lui su questa questione del linguaggio, ha aggiunto veramente una preziosa testimonianza, ecco, lui ecco, sa Grazie già. mille, Angelo. È la verità. Grazie mille, sempre troppo gentile. E quello che vi posso dire, sì, confermando quello che avete detto entrambi, che secondo me c'è proprio un problema culturale, come dice Nick, alla base. È un problema che ha delle origini chiaramente molto antiche, che si va poi a riflettere all'interno, in questo caso, del rettangolo di gioco. Tornando a noi, Angelo, vorrei così introdurre a chi sta avendo modo, ripeto, di seguire la diretta, un aneddoto secondo me interessantissimo che mi aveva colpito particolarmente, uno dei tanti all'interno del libro, relativo alla tua esperienza in Bangladesh, questo famoso allenamento nel quale ad un certo punto i ragazzi si fermano nel corso di un'esercitazione fisica per la preghiera giornaliera. Può sembrare un qualcosa di assurdo, può sembrare un qualcosa di assurdo, ma chiaramente per chi come Angelo ha avuto modo di allenare in determinati angoli del mondo è un qualcosa con il quale bisogna fare i conti, con le ovvie conseguenze. Se potevi raccontarlo, Angelo, perché secondo me merita un certo tipo di attenzione. Sì, è stato veramente particolare. Ecco, era il mio primo. Avevamo finito di fare i test, avevamo selezionato i giocatori, avevamo iniziato la preparazione in visione della qualificazione mondiale di Russia 2018. E è stato bello perché appunto mi presento il primo giorno di allenamento ufficiale con un allenamento aerobico, dove per chi è del mestiere sono importantissime le pause, i recuperi e quando lavori e quando recuperi, insomma è importante definire bene il tempo prima di iniziare la seduta. Così feci, così definì l'andatura, i tempi di recupero, i tempi di lavoro e tutto quanto. Iniziamo. Penso dopo 10 minuti, forse a metà dell'allenamento aerobico di endurance, inizia dal megafono, parte la preghiera e metà della squadra si ferma, interrompe l'allenamento, si inginocchia in direzione della Mecca e inizia a pregare. All'inizio non ho capito cosa stessero facendo, dopo un po' ho capito e il traduttore mi ha spiegato. In dei paesi musulmani 5 volte al giorno chi è molto particolarmente religioso, cioè la maggior parte, si ferma in direzione della Mecca e inizia a pregare, quindi testa proprio sul fronte, sul campo da calcio in quel caso, e inizia a pregare. In quel caso ho interrotto l'allenamento perché ho capito la necessità e l'importanza di integrarmi in questa cultura e l'ho ripreso il giorno dopo, ecco. Ovviamente l'orario dell'allenamento, ecco, perché tutti i giorni a quell'ora ci sarebbe stata l'interruzione. È molto particolare come esperienza, ma cosa ti ha spinto a lasciare Roma per andare in Bangladesh? Qual è stato l'episodio decisivo, il pensiero decisivo per prendere questa direzione?
non ero soddisfatto della vita che avevo e di quello che ero a Roma. Molto dipendeva, penso, dal mio lavoro. Sì, stavo alla Lazio, ero considerato un bravo preparatore atletico, ma ci stavo stretto nel raccordo anulare, insomma, non mi sembra troppo. E mi è capitata questa opportunità e, come ho detto prima, pensavo fosse uno scherzo, e ho accettato e mi sono veramente trovato in un'altra realtà. Da lì è iniziato veramente il mio viaggio. Sì, anche perché a proposito di scherzi, anche ad un mio amico che è in Cina, Daniele Di Eustachio, lo conosci bene. Ogni tanto gli arrivavano su LinkedIn inviti per allenare squadre o accademy in Ghana con stipendi da 2000 euro al mese. Lui mi diceva: ma chi è sta gente? Scusa, no? Quindi se ti arriva un'offerta da un paese strano, no? Può essere tipo un fenomeno di coach trafficking, qualcosa del genere, però nel tuo caso è andata bene. Ti volevo chiedere: proprio com'è la vita in Bangladesh? questa cosa detto del Ghana, forse nemmeno Edoardo lo sa, io sono stato anche in Ghana ad allenare. Sì, sono stato in Ghana forse un mesetto quasi. Mi ha contattato un agente, non so adesso come classificarlo, su Facebook. E ora puoi venire in Ghana, ci sta da fare una selezione di giocatori per mandarli in Portogallo in un club di forse di seconda divisione. Adesso non mi ricordo che cosa mi ha detto. Io, insomma, non ero proprio a mio agio, comunque accetto, mi fanno il biglietto e parto per il Ghana. Prima di partire per il Ghana mi mandano, no, sì, mi manda la lista del materiale di calcio che gli serviva, perché io sarei arrivato lì, ma non c'erano nemmeno i palloni, quindi ho detto vado da Decathlon e compro 1.000 euro di materiale. Vado in Ghana, faccio queste 2 o 3 settimane di allenamento, di preparazione per questo provino che ci sarebbe stato, così mi avevano detto, in Portogallo. Alleno questi ragazzi. Effettivamente qualche ragazzo dotato c'era, erano bravi ragazzi, soprattutto dal punto di vista fisico. Infatti, quello che io gli ho detto, non vi serve un preparatore atletico, vi serve un allenatore, perché siete già veramente forti dal punto di vista fisico. Comunque, alleno questi ragazzi e poi me ne torno a Londra, perché in quel momento vivevo a Londra. E da lì mi hanno mandato qualche soldino e alla fine ci ho rimesso anche i soldi del Decathlon. Però è stata comunque una bellissima esperienza che porto dentro, ecco. Quando ti capita, Angelo? Cioè, un'esperienza che puoi raccontare tu e pochissimi altri. Personalmente non la conoscevo e vedi, sono sempre aneddoti super interessanti. Esatto, una cosa bella che mi è piaciuta del Ghana, a fine allenamento fanno la preghiera, sempre per rimanere in tema di preghiere, però loro alla fine dell'allenamento un po' più rispettosi e sono penso cristiani, ecco. E è bella perché fanno una preghiera accanto a Dio, che comunque è stato un bel allenamento. E è veramente una cosa che mi è rimasta dentro, che ho dentro. Interessante. Ok. E per il Bangladesh, com'è la vita in Bangladesh? Anche a livello di strutture, campi da calcio, preparazione dei calciatori, insomma, facci una panoramica sulla tua esperienza in Bangladesh, Libro su dentro e fuori dal campo. penso che lo descrivi abbastanza bene. In una parola posso dirti che è polveroso, veramente polveroso. Ed è continua costruzione, sembra che non è mai finito, c'è sempre qualcosa da aggiustare e nulla è bello, nulla è perfetto, non c'è armonia, non c'è bellezza, ecco. E questo io l'ho pagato abbastanza, perché ecco, sono stato lì 4 mesi, 5 mesi, adesso non ricordo bene, e soprattutto in quel periodo, questa è una cosa che ho evitato di scriverla sul libro. Ci sono stati molti attentati in banca contro gli stranieri. Molte persone l'hanno fatte fuori, è il periodo dell'ISIS, questa cosa qui, e molte persone sono state fatte fuori e noi vivevamo sotto scorta. Quindi
quindi non ho vissuto veramente il Bangladesh come avrei voluto, ecco. E, diciamo, facevo dall'hotel al campo da calcio e ritornavo in hotel. Ogni tanto andavo a cena qualche volta e basta, poco più. Non posso dirlo che lo conosco, ecco, come la Cina o come l'Oman, ecco, questo sicuramente. Ok. Comunque non consiglio di andare in Bangladesh in vacanza, ecco, quello sicuramente. E relativamente invece alle esperienze in Oman, da un punto di vista calcistico, da un punto di vista sportivo, secondo te qual è attualmente, o meglio, qual era all'epoca il livello e qual è attualmente il livello della prima divisione? È un buon livello, è un buon livello veramente. Dal punto di vista tecnico, penso che non ho nulla da invidiare a una squadra di Lega Pro Serie B in Italia, veramente. Quello che gli manca dal punto di vista tecnico, sicuramente una Serie B può farla tranquillamente. Ovviamente io allenavo forse la squadra più forte dell'Oman, quindi comunque un metro di paragone un po' diverso, ecco. E dal punto di vista tattico hanno qualche problema. Dovuto appunto motivo per cui appunto chiamarono Mr. Roberts e devo dire che con qualche poco accorgimento la squadra è totalmente cambiata. Poi ecco, Mr. Roberts è un esperto di tattica, quindi è stato anche facile per lui. Quindi il livello è alto, è un buon livello, quello sicuramente. Tra l'altro, qualche settimana fa abbiamo avuto la fortuna di intervistare l'attuale allenatore della nazionale dell'Oman, Branko Ivankovic, e ci ha raccontato proprio, ha confermato le tue parole, ha anticipato, meglio, le tue parole, che tra l'altro, hanno conferma con i risultati degli ultimi turni delle qualificazioni asiatiche per i mondiali in Qatar, dove l'Oman, tra l'altro, ha superato, nella prima giornata, se non sbaglio, Nick, correggimi se sbaglio, Sì, ma mi sembra nella la prima prima giornata. giornata. Ha superato il Giappone, che è una squadra che comunque può essere paragonata ad una tranquillamente squadra europea di medio-alto livello, quindi conferma sicuramente le tue parole. Sì. E tra l'altro si vive anche abbastanza bene qui in Oman, quindi lì consiglio di andare in vacanza. Perché è un paese che di solito non rimane sempre un po' in disparte nello scacchiere internazionale, nel senso di come se ne parla. Cioè, si parla più dell'Arabia Saudita che si sta aprendo adesso, del Qatar che ospita i mondiali, degli Emirati Arabi con Dubai, no, con, sì, con Doha, no, con Dubai, scusate, o Abu Dhabi. Ma l'Oman invece che tipo di paese È molto simile, è? quindi No? deserto, caldo, afa, quello sicuramente. Le persone sono molto tranquille, sono molto piacevoli, ecco. E sono stato bene. Muscat, la capitale, è stupenda, nel senso molto internazionale, quindi se vai, se hai occasione di andare, è piacevole come città. In periferia lo sconsiglio, io per esempio vivevo a Sur, nel sud dell'Oman, e era veramente una città di pescatori, c'era il deserto e c'era il mare. Chi viveva faceva il pescatore, non era un granché. Infatti, ecco, quando avevamo il giorno libero, se avevamo il giorno libero, andavamo nella capitale e a Muscat si sta veramente bene. Le spiagge sono belle e il deserto comunque ha sempre il suo fascino, quindi è carino, è carino. Insomma, anche un paese del quale non si conosce tanto, adesso ne abbiamo iniziato a parlare un po' per i risultati della nazionale, che insomma è una bella nazionale, anche se dal punto di vista dei club, anche quest'anno non hanno preso alla FC Cup, che è tipo la Conference League asiatica. E dove credi che possa arrivare questo movimento? Cioè, nel senso, pensi, perché tutti i giocatori della nazionale poi militano nei club di appartenenza, scusa, militano nei club omaniti. C'è riluttanza ad andare all'estero oppure i giocatori Sì, vorrebbero, ma ci sono degli inghippi burocratici? diciamo la tipica persona umanita, il tipico giocatore, ma no, diciamo parliamo di persone, stanno bene in Oman. In Oman si sta No. effettivamente bene. E quindi anche il giocatore dice: ma perché devo andare fuori se qui sto tanto bene con la mia famiglia?
E poi non scordiamoci che comunque è un popolo musulmano e ha difficoltà generalmente un giocatore musulmano a trasferirsi in un'altra realtà come per esempio quella europea. Quindi non vedo troppe prospettiva per la nazionale. Ecco, più di questo livello la vedo difficile. Ok, chiaro, chiaro. E successivamente all'Oman sei arrivato in Cina, se non Sì, ho fatto sbaglio. breve parentesi a Londra e poi sì, sono stato chiamato per la Cina. Proprio più che altro per migliorare il mio inglese, migliorare barra imparare l'inglese. Una domanda Ok, sull'esperienza in Cina, Angelo, vai. relativamente chiaramente. Mi senti, Nick? Ci sono? Sì, Sì, vai, sì. vai. Relativamente chiaramente all'esperienza con la nazionale olimpica di marcia, com'è condividere, tra virgolette, lo spogliatoio, condividere la pista d'atletica con atleti olimpionici che possono vantare medaglie olimpiche, ricevere nel mentre indicazioni dall'Italia di Sandro da Milano, come si riesce a gestire una situazione di questo genere, anche da un punto di vista semplicemente della pressione? Allora, devo essere sincero, c'è meno pressione nella marcia che nel calcio. Quindi per quello mi sono un po' rilassato da questo punto di vista. Ovviamente fino a quando non si avvicinava alle Olimpiadi. Sotto Olimpiadi devo dire che la pressione è aumentata alle stelle, quello sicuramente. E penso di averla gestita abbastanza bene, anche perché comunque alla guida nazionale. Come hai detto tu, cinese di marcia c'era appunto Sandro da Milano, che forse è il migliore al mondo della marcia, miglior allenatore della marcia mondiale. E devo dire che lui l'ha saputo gestire abbastanza bene e mi ha aiutato abbastanza. Lui seguiva la squadra e seguiva me dall'Italia e io facevo, diciamo, il lavoro sporco qui in Cina. E è stato bello anche perché i ragazzi mi hanno accolto veramente come un fratello, qualcuno della famiglia e siamo diventati, diciamo, io ero il loro preparatore atletico, comunque un amico. E è stato bello, insomma, sicuramente. E che città hai vissuto in Cina? Con la nazionale cinese o da quando sono qui in Cina? Sì, con la nazionale. Diciamo ci siamo spostati molto. Proprio perché appunto se faceva freddo andavamo giù al sud al caldo, se faceva caldo salivamo su al nord che fa un po' più fresco. E quindi ho variato da, diciamo, Shanghai, Kunming, Shenyang, giù al sud siamo andati, non troppo giù al sud, ecco, diciamo Suzhou, queste realtà qui. E abbiamo fatto anche un po' Pechino e questo. Ci siamo spostati spesso, diciamo ogni 2 mesi ci spostavamo. Chiaro, chiaro. E prospettive future? Insomma, adesso ti dicevi alleni in una scuola, in un gruppo di scuole, e prospettive future? Ti piacerebbe provare qualche altra esperienza in Asia o rimanere qui in Cina? Obiettivo numero uno è sempre lo stesso, il sogno è andare a. Finché non lo raggiungo, la mia prospettiva è quello che io voglio. Mio Dio. Per ora ho considerato, insomma, che mi conviene essere qui in Cina per una serie di fattori e anche perché comunque spero fino all'ultimo di prendere parte alle Olimpiadi invernali, insomma, se succede qualcosa io sono qui, sono pronto. Ah sì, beh, fra Sì, anche poco perché sono proprio sono. qui in Cina tra 4 mesi, Sì. una cosa del genere. E anche se non prendo parte come preparatore atletico, comunque ci vorrei andare, quindi c'è molto più Sì, che possibile. poi sono. Ho visto il villaggio olimpico, cioè quando era ancora in costruzione, perché la città dove la fanno è Pechino, Zhangjiakou è la città natale di mia moglie. Insomma, l'ho visto che non c'era la neve, quindi era tutta questa grande salita d'erba. E qua fa le Olimpiadi. Però sì, insomma, visto che stavano costruendo il villaggio olimpico, insomma, anche questa cittadina
stile europeo, insomma, dovrebbe essere una cosa bella, anche se non so che tipo di gare ci faranno lì, perché proprio non seguo sport invernali, non li seguiti in vita mia purtroppo. Gli impianti, come tutte le strutture che fanno qui in Cina, sono top, nel senso non penso che ci sono cose migliori al mondo, ecco. Quindi sono sicuro Sì. che sarà una struttura immensa e bellissima, che ospiterà i giochi alla grande, ecco. Poi non so come sarà l'affluenza, quello non lo so, perché ecco, con il Covid e tutto quanto, staremo a vedere, ecco, come la gestiranno. Sì. E, senti, invece, dato che hai lavorato qua nel futsal con la Cina, pensi che il calcio a 5 sia popolare in Cina, cioè, rispetto a quello che hai visto anche giù a Guangzhou? Adesso sei a Guangzhou, perché io ad esempio qua a Pechino vado in un parco e vedo tre campi da basket e uno di calcetto. Non so se il Forse rapporto giù al sud o a Shanghai, che hai visto meglio, è lo stesso. poco, devo essere sincero, poco, non c'è una grande tradizione. E più che altro, magari ecco, giocano a calcio a 7, calcio a 11 ci possono organizzare, ma prevalentemente, ecco, come hai detto tu, anzi, forse aggiungo 3 campi da basket, 10 da ping pong, 10 da badminton e mezzo da Sì. quello sì, Sì, purtroppo. infatti. Parlando delle Olimpiadi, dato che noi abbiamo seguito qua sul nostro canale Twitch le Olimpiadi di Tokyo 2020, commentando le partite del campionato di calcio, e devo dire che è stata una bella rottura di scatole. Insomma, non è stata un'Olimpiade che ricorderò con piacere, perché insomma, sono state partite molto, molto, molto brutte, con poco spettacolo in campo. Ecco, non sarebbe meglio avere il futsal alle Olimpiadi? Dato che se vieni da. Perché io ho visto, ad esempio, ho visto un pochino del mondiale di futsal in Lituania e mi sono detto: oh, ma tutti questi anni cosa ho guardato? Perché ho guardato il calcio e non ho guardato il futsal. Sicuramente se il calcio a questo livello, meglio il futsal alle Olimpiadi, quello è sicuro. Ogni tanto provano a metterlo dentro, ma ancora non ci sono riusciti. Io ci spero fino in fondo, anche perché avrei una chance in più per andare alle Olimpiadi. La vedo dura sinceramente, ecco. Sì. Speriamo. Edo, hai qualche altra domanda Direi che ci siamo. Guarda, ti posso dire, Nick, tu hai trovato le Olimpiadi non particolarmente entusiasmanti, soprattutto relativamente al calcio, proprio per via dell'assenza di Angelo. Con Angelo a farci da tramite sarebbe stata chiaramente tutta un'altra cosa, Sì, anche per gli decisamente. scoop e gli spoiler che avremmo avuto, sarebbe stato tutt'altro. E chiaramente, a nome di Ora Chan Football non possiamo fare altro che augurarci che riesca a realizzare questo sogno. Diciamo che le prospettive per realizzarlo in tempi brevi, secondo me, ci sono tutte. Anche il suo dire del voler rimanere in Cina, perché capisce che è al posto giusto, al momento giusto, qualcosa può voler dire, e chiaramente facciamo tutti il tifo per lui. Vi ringrazio. Decisamente. E prima di andare in chiusura, ricordiamo ai nostri ascoltatori proprio il libro di Angelo, che adesso ritrovo il link. Ho già Eccolo. messo il link qui nei commenti, poi lo rimetteremo anche sui nostri social. Adesso lo ritrovo il libro, scusate un secondo, devo andare indietro. Ecco, Pechino, Tokyo 2020. Il mio viaggio verso le Olimpiadi, e quindi con lettura estremamente consigliata, che mi accingerò a fare, fra l'altro, prossimamente. E Angelo, un grosso ringraziamento da parte dei nostri ascoltatori, da parte di Olesian Football. È stata veramente un'esperienza piacevole parlare con te. È stato un piacere, veramente un grande piacere. E Grazie, Edo, Angelo. noi ci risentiamo alla prossima e vi ricordo il libro, che metteremo tutti i link, e ci sentiamo settimana prossima per un nuovo focus e un nuovo ospite. Saluto a tutti gli ascoltatori. E Bye bye, Zacian.